Salve, ce ne sono Jackie che te ne pisa. Siamo sul DLC Farabo di Fallout 4. Siamo saliti sopra questa specie di altura, questa roccia, montagna, roccia, questa roccia che spuntava dal nulla. Stiamo circumnavigando la zona intorno alla quale dovrebbe trovarsi Acadia. Nel frattempo, ogni tanto facciamo un saltino sopra la montagna. Abbiamo trovato qua una tomba molto interessante. Là ci sono degli spari che non c'entrano con me. Cioè, Nicky Valentine, spiegatemi cosa cazzo ci faceva qua sotto. Cazzo, questi sono fortissimi. Dannazione. Qua è dura, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Qua non si scherza. Ma qua perché ho così poca mira? Mi stanno danneggiando l'armatura atomica. Un altro colpo, ok. Ok. Cioè, guarda da dove colpiscono quei bastardi. Ma ti faccio vedere io. Insomma. Non li faccio un cazzo. Esplosione atomica a tutta potenza. Vim Valentine. Fra poco non è più Vim Valentine. Stupide mine. E poi io non le faccio esplodere le bombe in realtà. Quindi questa specie di città che avevo intravisto in realtà è un covo di supermutanti abbastanza incazzati. E lo stupido di Nick Valentine, anzi Vim Valentine, si è spinta all'attacco così, spinti in avanti. E hanno iniziato a menarlo male. Bravo. Ehi là, cos'è? Whisky, nascosto. Guarda, guarda, guarda lo stronzo. Questi non si recuperano energia. Allora, qualcosa di potente da per colpire da lontano. No, non ho un cazzo. Devo accontentare di questo. Si provato di furtivi forse quasi continui. Sì. Perfetto. Che cazzo è una gamba sulla testa? Arbor Grand Hotel. Wow. Ah, sarebbe quello. Vabbè, sì. Ma è seduto? Oh mio Dio. Non ricordo supermutanti seduti. Allora, quest'arma, ragazzi, a primo colpo infligge il doppio dei danni. Però che cazzo. Devo ucciderlo, maledizione. Cazzo, sono tutti signori della guerra, maledizione. Sono potentissimi. Chi ha scassato le palle? Non sono in una buona situazione e posizione. Cazzo, sono bloccato. Minchia. Guarda, ti massacro. Ah, no. Fanculo. Oh mio Dio. No.
Ecco come fermare un avversario. Menomarlo un po' alla volta. Porca troia. Non scherzano. Ottimo, ottimo. Hanno inserito in questo DLC veramente delle parti abbastanza dure. Cioè, vorrei, diciamo, rifar notare che l'armatura che sto indossando è l'armatura più forte del gioco. Cioè, so che ci sono altre armature atomiche più potenti in questo DLC, ma ancora non le ho trovate. Ma comunque questa ovviamente è potentissima. Cos'è questo? Teddy O, non mi ricordo niente, niente del genere. Ah no, già ce l'avevo. E forse l'ho preso qua. Intelligenza e percezione. E diminuisce il carisma. Allora, eravamo scesi qua sotto. Per curiosità. Ma poi è diventata una questione di necessità. Beh, qua hanno sempre le solite cose. Adesso penso che con calma, come non detto, potremo esplorare questo posto. Allora, vediamo se le cose vanno come devono andare. No, che cazzo. Ok. Ma perché? Vaffanculo. Ha l'abilità fomentatore che dovrebbe infliggere danni doppi quando si colpisce un nemico a piena energia. Ci stiamo parlando di 138 più 138 per 2. Cioè, vabbè. Guarda quanto male mi fa. Ma vaffanculo. Ecco. Così imparano sti stronzi. Piccoletto ha paura? Ora vi faccio vedere io chi ha paura. Ah no, da qua si entra. Io non voglio entrare. No, dannazione. Era abbassato. Allora, noi ora arriviamo là sopra. Nel frattempo che i passi rigenerano. Controlliamo qua intorno, che non l'abbiamo ancora fatto. Wow, ragazzi, questo punto era raggiungibile soltanto col jetpack. Bene. Quindi se andate lì dentro e finite i nuclei di fusione, rimanete intrappolati lì per sempre praticamente. Se siete in modalità sopravvivenza, che non c'è lo spostamento, diciamo, rapido. Vediamo un po'. Altri oggetti nascosti, cioè è pienissimo, bellissimo. Hanno messo roba ovunque. Ok, eccoci qua sopra. Ah, ok, da qua si raggiungeva appunto il tetto. Da dove sparava? Sparavano i nemici. Questo è quello che ho ucciso da lontano. Boh, va bene. Oh cazzo, minchia. Bello ampio questo posto. Bello, bello ampio, ma
Non ho particolare interesse nell'esplorarlo adesso. Cioè, voglio perlustrare così in giro, vedere la mappa. Ma non mi va di perdermi per adesso almeno negli interni. Ok, vediamo se questa volta funziona. Che cavolo. Oh, questa volta funziona. O forse no. Boh. Non ci sto capendo niente. Mamma mia, che zona intricata. Nick fa un casino assurdo. Ed è inutile. Inutile e scompare pure. Vabbè, almeno non si ammazza cadendo da strane altezze. Ok, dove ci buttiamo? Non ci buttiamo. Avanziamo con calma. Oh mio Dio, che cazzo. Oh mio Dio, ma che... Che cavolo... C'è una nave in fiamme qua dietro. Così, a random. Allora, prima cosa... Affanculo. Minchia. Cioè, ma quante cavolo di munizioni ci vogliono per questi... Bestiacci. E vai. Ottimo. Visuale notturna di merda. Delle forcine. Andiamo dritti in testa. Vediamo di qua. Ok, qua c'è l'esterno. Quindi siamo quasi arrivati giù. Ma ci sono ancora super mutanti in giro. Dove sono gli ultimi stupidi supermutanti? Zone interne. Diciamo che più o meno l'area l'abbiamo ripulita, almeno dai supermutanti all'esterno. Perciò, ragazzi, il video lo chiudo qua, ci vediamo nel prossimo in cui magari proviamo ad indagare su cosa sta succedendo qui davanti ai nostri occhi. Saluti da Catena Pisa.